Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella soffice al mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Con questa ricetta vi faremo vedere come riutilizzare il mascarpone quando impazzisce. Molto spesso durante la lavorazione il mascarpone non riesce a montare e questo è il risultato. Piuttosto che buttarlo, noi vi faremo vedere come utilizzarlo. Gli ingredienti sono farina, fegola di patate, zucchero, mascarpone o mascarpone impazzito, uova, sale, olio di semi, vanillina e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova. E lo zucchero semolato. E azioniamo il bimby per 4 minuti a velocità 5. Aggiungere l'olio e il mascarpone, o nel nostro caso il mascarpone impazzito. E azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 5. Aggiungere la farina, la fecola, il lievito per dolci, il pizzico di sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, adesso lo trasferiremo in uno stampo per ciambelle del diametro da 22 cm che abbiamo ben imburrato. Adesso cuoceremo in forno preriscaldato a 170 gradi statico per 40 minuti circa, facendo la prova a stecchino per verificare la cottura. La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella soffice al mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!